Buongiorno, buona domenica. Io sono già pronta per uscire e oggi è l'ultima domenica del mese, il che significa solo ed esclusivamente che oggi andremo insieme al mercatino dell'antiquariato dei Navigli di Milano. Incredibile che sia già passato un mese da quello che c'è stato il 31 ottobre, incredibile il fatto che novembre sia già finito e che siamo praticamente a Natale. Mi sono coperta per bene perché ci stanno 6 gradi fuori, ma il tempo regge, e in questi giorni vi voglio portare con me nella mia vita di tutti i giorni, come al solito, mostrandovi il mio lavoro e alcuni regalini che sto facendo, non tanto per Natale quanto per l'anniversario dei miei genitori, in modo tale da darvi ulteriori idee regalo, oltre a quelle che già vi ho dato nel video che è uscito domenica scorsa, appunto sulle idee regalo sostenibili. Come potete vedere, mi sono già messa questo cappellino perché fa abbastanza freddo, stavo per uscire, come vi ho già detto, prima di prendere la telecamera in mano, e veramente sono proprio calda calda grazie a questo maglione, che è, udite udite, di un brand che ammiro, di cui già vi ho parlato quest'estate, e ossia Lily Silk, che sta gentilmente sponsorizzando questa piccola parte del video. Lily Silk, come vi ho già detto, è un brand che adoro e che conosco da almeno un anno o due. L'ho scoperti grazie alla loro seta, la loro seta di gelso di altissima qualità, che utilizzo tutti i santi giorni sinceramente, perché le mie federe che utilizzo per dormire appunto sono di seta. Mi hanno inviato un altro set di federe di un altro colore che adesso vi mostro, ma io non sapevo che in inverno loro vendessero anche cose di cashmere, e praticamente ho ricevuto questo splendido maglione morbidissimo e caldissimo di cashmere, fatto con il cashmere della Mongolia, che è, per quanto ne so, uno dei migliori cashmere del mondo. Il prezzo, per quello che ho visto nel sito, è assolutamente accessibile. Il colore è completamente timeless, come potete vedere, e sotto, per rendere tutto ancora un po' più caldo, ho messo una semplice magliettina a collo alto. E mi piace appunto la stratificazione, anche il contrasto di colori, tra questo beige più chiaro e questa specie di tortora grigio, ecco. Inoltre, questa è una soluzione perfetta per chi magari non sopporta molto il cashmere, oppure è particolarmente allergico a materiali naturali come la lana e appunto il cashmere. E nulla, io sono vestita semplicissima, come potete vedere, perché è domenica. Mi sono fatta le treccine perché ho i capelli sporchi. Ieri mi sono messa la maschera, se volete vedere anche la mia hair care routine l'ho condivisa con voi nell'ultimo vlog. Comunque mi sono fatta la maschera per capelli perché mi dovevo lavare 30 minuti dopo, ma poi ho avuto un contrattempo e quindi sono rimasta tutta la notte con la maschera, e oggi volevo andare al mercatino quanto prima, quindi mi laverò stasera i capelli e ho optato per le treccine, che sinceramente mi piacciono tantissimo, soprattutto con questo mega cappellone di lana. Questo è il primo capo ricevuto da Lily Silk, che penso sia un perfetto capo basico da utilizzare tutta la stagione invernale per anni e anni a venire. E poi ho ricevuto un'altra cosa che penso sia una perfetta soluzione regalo. Già ve l'ho mostrato prima in qualche clip. Ieri ho lavato il tutto e ho appunto cambiato, come ogni domenica, le federe dei cuscini. Cerco di cambiarle ogni settimana. Utilizzo quelle bianche solitamente di Lily Silk, e questa volta ho optato per questo colore un pochino dorato, un pochino perlato, non saprei dire, un dorato tendente più a rosato, ed è bellissimo, super lussuoso. Adesso con la luce non so se riuscite a vederlo, ma guardate che splendore. Come sapete, come già vi ho detto 200.000 volte sia qui che su Instagram, la seta è la soluzione migliore sia per il benessere della propria pelle, sia per la prevenzione di rughe e di puffiness, appunto di gonfiore quando ci si sveglia al mattino, ma è anche perfetta appunto per evitare il crespo dei capelli, soluzione appunto ottimale soprattutto per chi ha i capelli mossi, crespi, ricci come i miei. Nel kit che ho ricevuto da Lily Silk non c'era solamente la federa, si può scegliere di comprare federe, biancheria da letto, pigiami, camice in seta sul sito, però in questo piccolo kit era presente una mascherina super lussuosa di seta con cui sto dormendo. Mi hanno inviato, parlando di capelli, anche la cuffia, cioè, che è
tipo la cosa più lussuosa del mondo ed è un perfetto regalo perché nessuno si regalerebbe una cosa del genere. Io sì, però la maggior parte delle persone non lo farebbero. Comunque, questa cuffia che serve appunto a tenere i capelli al sicuro, evitare di alzarsi la mattina come un leone e grazie alla seta appunto proteggerli dal crespo e mantenere l'idratazione che invece con il cotone soprattutto e con il lino viene perso durante la notte. Trovate tutti i link di quello che vi ho menzionato e anche il sito di Lilly Silk sotto in descrizione e questo set si chiama set di bellezza e mi hanno inviato anche questi bozzoli che proviamo stasera che servono appunto a idratare la pelle. Se volete sapere di più in merito a come mi prendo cura dei miei capelli, vi lascio sotto e qui nella i il mio video riguardo la mia hair care routine, la cura dei miei capelli e ovviamente vi lascio sotto in descrizione tutti i link delle cose menzionate di Lily Silk, incluso appunto questo maglioncione. E adesso vi mostro il mio outfit. Eccoci qua, come vi ho già detto, molto molto semplice, molto pratica. Sto indossando le stesse antiche cose di prima, mi sono messa le Converse perché sono super comode e questo vecchio ma splendido cappotto di E Other Stories che ho comprato per la mia laurea a Londra. Sono passati 3 anni da quel giorno e io ancora non ho festeggiato a causa del 2020, a causa della nostra fantastica pandemia Lovato. Comunque, sto indossando questa borsona di Looks Like Summer all'interno del quale metterò il mio libro che voglio assolutamente finire oggi. Di solito quando vado in questi lunghi trip dall'altra parte di Milano, perché io mi trovo appunto dall'altra parte dei Navigli, comunque quando faccio questi viaggioni in metro mi porto sempre un libro, ma mi porto anche magari l'iPad, il computer, solo che essendo domenica, di solito la domenica uno i bar sono tutti pienissimi e poi non ti, cioè ti cacciano se stai col computer. Ieri, per esempio, che dovevo finire assolutamente una commissione da consegnare oggi, sono andata alla Red Feltrinelli per lavorare verso le 6 di sera perché mi dovevo sbrigare e praticamente appena ho tirato fuori l'iPad mi hanno cacciato, sono stati anche un pochino maleducati, però mi hanno cacciato come per dire puoi stare solamente per consumare ma non puoi lavorare, studiare e neanche leggere, il che è incredibile perché siamo in una libreria, perché se, cioè, se compro un libro e lo voglio leggere mentre bevo il mio caffè o il mio cocktail, che male c'è? Non lo so. Comunque, prepariamo la borsa e poi ieri sono andata da Muji a comprare qualche stupidaggine che però vi mostro. Se c'è cosa che Marie Kondo mi ha insegnato quando ho letto Il magico potere del riordino il primo anno di università all'inizio del 2016 è che bisogna dare quando si torna a casa una casa appunto a ogni cosa. Di conseguenza io quando svuoto la borsa prima mettevo tutto ovunque, spargevo ovunque, soprattutto quando dovevo cambiare borsa e a volte ero così pigra che pur di non spostare cose da borsa a borsa usavo sempre la stessa borsa, cosa non assolutamente fattibile per me perché io amo le borse e per me le borse cambiano gli outfit, quindi cambiare borsa mi dà gioia, come dice Marie Kondo, spark joy. Di conseguenza compro da Muji questi contenitorini dove metto tutte le cose che di solito devono andare in borsa, in modo tale che quando devo uscire non mi dimentico niente, non mi dimentico portafoglio, chiavi, igienizzante, cuffiette, eccetera, eccetera, e ho tutto in ordine. Quindi io metto questa scatolina nel mio armadio e tutte le volte che torno, non sempre ovviamente, quando mi ricordo, svuoto la borsa, la riempio con della carta in modo tale che non rovino ovviamente la borsa e la preservo e me ne prendo cura e metto tutto qui, così che il giorno dopo, se voglio cambiare borsa, posso benissimo farlo e basta che faccio così. Voilà, sembra che sia passato poco tempo, ma in realtà siccome è mezzogiorno e mezza ho mangiato in modo tale che quando vado lì sono sazia, felice e non irritabile. Mi sono fatta un caffè velocemente che penso me ne prenderò un altro se c'è posto da qualche parte anche lì. E quindi mi finisco questo caffè, metto dentro la borsa anche il mio libro, sto ancora leggendo Il Re degli Dèi perché queste 2 settimane non ho assolutamente avuto il tempo di leggere nulla perché sono stata occupata appunto con molte collaborazioni di cui sono assolutamente grata, molte commissioni di cui sono immensamente grata e anche il lancio dei nuovi 12 prodotti che sono ovviamente disponibili sul mio shop online, sono tutti prodotti digitali che vi lascio sotto in descrizione, non ve ne parlo di nuovo perché sennò penso che chiunque guardi costantemente i miei video abbia la nausea di me che parlo di queste cose. Comunque mi porto il mio libro e poi mi porto una matita che ho comprato ieri da Muji, che in realtà è una portamine perché mi piace di più appunto l'effetto del portamine. Ho comprato questa matitina da 1,90 euro, che in realtà è una portamine, che metto insieme al libro e l'ho presa con il, come
Come si chiama? Con questo qua. Brava Cristina, complimenti. Meno male che fai la youtuber. Vabbè, l'ho presa con il gancetto in modo tale da attaccarla al libro, cosa che adesso non riesco a fare perché ho una tazza piena di caffè in mano. E siamo pronti per andare. Pippi Calzelunghe è pronta per andare a combattere la folla e trovare qualche piccola gemma nel mercatino dell'usato. Non mi porterò questa macchina fotografica semplicemente perché quando c'è troppa gente mi vergogno veramente tanto. Ancora non ho superato questa mia fobia di vloggare in pubblico, quindi mi porterò l'iPhone che comunque fa video di qualità. Spero di riuscire a vloggare quanto più possibile nonostante appunto la folla e cercherò ovviamente di prendere le dovute precauzioni e di non andare dove c'è troppa gente. E con questo maglione di cashmere sto morendo di caldo, quindi andiamo! Mi sono appena fatta una cioccolata calda, ho fatto uno snackino perché sono tornata a casa alle 4 e mezza e avevo troppa fame perché non ho trovato posto per sedermi per rimangiare qualcosina là, a parte appunto prendere un cappuccino. Sono rientrata alle 4 e mezza felice pensando di avere la possibilità di poter filmare con un pochino di luce, ma no, sono le 5 ed è notte fonda. Quindi adesso devo un pochino mettere a posto e devo assolutamente mettermi a lavorare perché ho tantissime cose da fare. Spero di riuscire a concentrarmi e lavorare qua perché c'è un po' di confusione oggi nell'appartamento perché le mura sono praticamente di carta velina. E quindi sì, ho comprato un po' di libri che vi farò vedere probabilmente domani perché mi dà fastidio filmare sinceramente con questa luce e ho comprato una candela di cui non avevo assolutamente bisogno. Inoltre sono stata caldissima oggi anche se c'erano 4 gradi ai Navigli col vento, sono stata caldissima col collo alto di Lily Silk e adesso lavoro alle commissioni. Metto prima un pochino in ordine perché a casa non riesco a concentrarmi se non ho almeno un pochino di ordine. Mi vorrei anche fare una doccia dal momento che ho ancora la maschera ai capelli e devo fare la dichiarazione dei redditi. Quindi mi aspetta un bel pomeriggio, una bella serata in pratica perché sono le 5 ed è già notte. Amici, buongiorno. Oggi sono esausta, infatti non è giorno, è pomeriggio, sono le 4 e fra un po' farà anche buio. Che giornata, posso dirlo, sono esausta. Come al solito, come sempre a quest'ora del giorno, io sono pronta per uscire, sto andando alla Feltrinelli a lavorare perché arrivo a un certo punto che non ce la faccio più a stare a casa. Oggi ho, come potete vedere dal casino, filmato un video molto molto importante a cui tenevo tantissimo, ci ho messo tutta la mattinata per filmarlo. Sì, non posso veramente dirvi che cos'è, semplicemente perché non so se il video è uscito o meno. Comunque, se è uscito
sito, ve lo lascio qua sopra nella descrizione. E poi ho avuto una call importantissima per un progetto che potrebbe avvenire nel 2022, di cui non vi posso parlare. Quindi sono esausta, sono veramente esausta adesso, ma devo finire delle commissioni personalizzate prima di partire, perché sabato parto e vado a Siena con i miei genitori. Di conseguenza mi devo sbrigare. Devo editare questo video, devo aspettare la conferma per la pubblicazione di un altro video, devo lavorare a tre commissioni, devo editare due video, tra cui questo qua. Però do la precedenza a quell'altro. E sì, tuttavia, ieri ho fatto degli acquisti, ho comprato tre libri al prezzo di uno perché c'era un'offerta splendida da Libraccio. Sono andata al Libraccio, quello che c'è ai Navigli, che adoro sinceramente, e avevano tutti i classici al 50%. Più mi sembra il 15%, quindi 50 più 15, splendido. E questi erano tre classici che volevo tantissimo leggere, che guarda caso ho appena realizzato, sono tutti e tre ambientati in Inghilterra, nelle campagne inglesi, in età fine 800, per quanto ne so. A quanto pare c'è un tema ricorrente. Anna dai capelli rossi, Orgoglio e pregiudizio e Il giardino segreto, pagati tutte e tre, 15 euro. Felicissima. Un'altra cosa presa con il Black Friday, che ieri mi sono completamente scordata di farvi vedere, è questa candela Morning Coffee di Zara Home, di cui già vi ho parlato nel video sui regali di Natale. Alla fine era in offerta, l'ho pagata 11 euro e niente, non ho resistito, quindi l'ho comprata, magari domani la accendiamo. E poi, non in saldo, non con il Black Friday, però ho trovato in una bancarellina questo splendido anellino. Ah, comunque vi piace lo smalto? È di Licia Florio, Chili. Comunque ho preso questo piccolo anellino, l'ho pagato 5 euro in una piccola bancarellina di cristalli che mi piaceva tantissimo. Mi sembra che sia un quarzo citrino trasparente, non so il significato, ma è tanto tanto comodo e tanto tanto carino con le mie unghiette di Natale. No, 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 no. Già non si vede più niente, devo accendere la luce. Ah, accendiamo la luce così vediamo tutto il casino di Cristina, perché è così giallo. Allora, eccoci qua. Ho aggiustato un attimo il bilanciamento del bianco di questa macchina fotografica perché era tutto arancione. Comunque, questo è il mio look per andare a lavorare alla Feltrinelli. Scusate, oggi non c'ho proprio la testa, sono pure un po' raffreddata perché ieri ho preso troppo vento. Comunque, magliettina termica di Uniqlo, di Pile, più maglioncone cardigan di lana che metto solamente, in realtà è un po' bruttino come maglione, però lo metto solamente come extra layer quando mi devo mettere sopra il cappotto e mi fa anche da guanto perché è lunghissimo. Ed è della Twin Set, l'ho preso all'outlet tipo quando avevo 13 anni e lo uso da allora, ecco perché è un po' rovinato. Questo bellissimo cappotto a quadri che ho preso 2 anni fa da Zara, mi piace tantissimo e mi ricorda molto uno di Nanushka che costa sui tipo 1000 euro. Cappellino di Uniqlo, sciarpa di cashmere di Uniqlo, borsettina di, non lo so, Guess, no, Lujo, che mi è stata regalata alla triennale dalle colleghe di mia mamma per la laurea. Pantaloni flare, sempre la cerniera aperta, di Zara. E ultimamente, come potete vedere, sto mettendo sempre semplicemente perché sono troppo comodi, cioè sono super elasticizzati. New Balance, come al solito, le 510 e la mia tote bag con l'iPad perché vado a finire le commissioni. Ho deciso che non mi porterò il computer perché sono troppo stanca per portare anche il peso di un MacBook. Amici, sto per uscire, siccome ve l'avevo accennato prima di chiudere qui il video, dal momento che ho passato tutta la mattinata a editarlo e siamo già arrivati tipo al minuto 18-19, ci tenevo a mostrarvi sia i regalini che ho fatto a mamma e papà, magari vi possono dare qualche idea. I regalini che gli ho fatto sono sia per Natale che per l'anniversario che faranno a dicembre, di conseguenza gli ho fatto una cosa un pochino più elaborata e pensata. Ah, però vi devo... no, ve lo faccio vedere sul cellulare, vabbè, perché pensavo
con la commissione personalizzata dal momento che ho già messo nella borsa l'iPad. Comunque, vi faccio vedere quello che ho comprato, vi mostro l'outfit. Devo camminare per un 40-45 minuti per arrivare dove devo arrivare perché vado a fare una degustazione del tè delle 5. Mi ha invitato un brand di tè che ho conosciuto in quarantena e hanno appunto una sede a Milano e mi hanno invitato a prendere questo tè, quindi ci vado molto molto volentieri. E sì, allora, qui ci sono le cose che ho comprato. A me sinceramente piace molto fare tanti piccoli regalini pensati che magari mi sono segnata nel corso dell'anno e che poi regalo a una determinata occasione. Per esempio, la prima cosa che ho fatto è regalare due libri, quindi praticamente tutti questi item, tutti questi prodotti li metterò in una scatola carina impacchettata per bene dove ognuno troverà le sue cose. Ho fatto due regali per mamma e due regali per papà e uno in comune. Quindi due regali diciamo di Natale e poi questo che è più che altro per l'anniversario. Come potete vedere la prima cosa è la cornice che sarà il regalo in comune all'interno del quale andrò a finire e stampare la commissione personalizzata che adesso vi faccio vedere. Dopodiché ho regalato due libri che già mi sono fatta impacchettare alla Feltrinelli, uno sui greci e sulla politica, piacerà sicuramente a mio padre, e uno sulle piante e i vari tipi di piante. Per mia madre, che è una naturalista e un amante appunto delle piante. A mio padre poi ho fatto anche questo profumino che ho trovato su Amazon e che mi aveva detto quest'estate era uno dei suoi profumini preferiti quando appunto era giovane, quindi me lo sono segnato, me lo sono messo nel carrello e adesso gliel'ho comprato. E per mia madre invece ho regalato un anello da Pandora dal momento che c'era il Black Friday e nulla voleva questo anello quest'estate, non se l'è comprato e gliel'ho fatto io adesso. Vi faccio vedere la commissione. Eccola qua. Adesso la devo colorare. Infatti, dopo questa degustazione di tè, mi rinchiuderò sicuramente da qualche parte a finire tre commissioni, inclusa questa, che ovviamente faccio come regalo. Questi sono la mia mamma e il mio papà, la mia mamma amante delle piante, quindi ci ho fatto le piante, e il mio papà amante della cucina, quindi ho fatto la pentola che fuma, e poi dietro ho messo una grande libreria perché i miei sono insegnanti, amano diciamo i gingilli, abbiamo una grande libreria a casa, quindi fatto questo è scritto casa. Poi magari nel prossimo vlog ve la faccio vedere per bene tutta bella stampata e messa in cornice. Quindi questi sono i regalini che ho fatto per i miei genitori. Scusate, ma ho la telecamera un pochino rotta, non so perché me la devo andare a far sistemare. E niente, questo è il mio outfit oggi. Ho messo questo rossetto rosso per entrare nell'atmosfera natalizia di Espresso, questo è Pumarò. Poi ho messo maglietta a collo alto, altra maglietta a collo alto di Oysho, cappotto corto bellissimo di Uniqlo. Jeans larghi perché ho mal di pancia e trainers comode per camminare, borsetta Liviana Conti all'interno del quale c'è l'iPad, le chiavi, tutto il resto e cappellino di Zara un po' da postina che ho preso a Londra ormai 3 anni fa, più di 3 anni fa. Detto questo ragazzi, grazie per essere stati con me anche oggi. Ecco, l'armadio aperto, vabbè pazienza. Non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, di seguirmi su Instagram, di mettere mi piace se vi piacciono questi vlog. E nulla, noi ci vediamo super presto con un nuovo video. Ciao!